L'enorme potenziale delle bioenergie italiane negli ultimi anni è al centro del dibattito della filiera agricola ed energetica, a testimonianza del maggiore peso che rivestono le agroenergie oggi in Italia e degli ampi margini di sviluppo futuri da pianificare in modo sostenibile. Tanti congressi e le fiere incentrate sulle bioenergie che ogni anno registrano un flusso sempre maggiore di visitatori. A tal proposito, si è svolta dall'1 al 3 marzo la mostra convegno Agroenergia, MCA, giunta alla sua 6ª edizione, che si svolgerà al Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta Scrivia. Un momento di incontro tra i diversi esponenti del comparto delle bioenergie, organizzato da Energetica, Distretto Agroenergetico Italia Nord-Ovest, in collaborazione con Polibre, Polo di Innovazione delle Energie Rinnovabili e Biocombustibili di Tortona. Quest'anno il dibattito si è focalizzato sulle due marce delle agroenergie italiane. Da una parte l'alta velocità delle rinnovabili, sia a livello tecnologico sia sul fronte della diffusione e della crescita. Dall'altra, la lentezza burocratica e legislativa che non tiene il passo dello sviluppo. All'interno del Parco Scientifico Tecnologico è stata allestita un'ampia sezione espositiva, disposta su una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Parallelamente, si sono svolte le sessioni dell'Assise del Biogas e del Focus Biomasse, con l'intervento di esponenti di spicco del settore agroenergetico italiano. La nostra azienda è un'azienda che ha sede in Germania e dal 2006 abbiamo una sede operativa anche in Italia ed è un'azienda che si occupa della progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli impianti a biogas. Da circa un anno abbiamo messo in piedi anche una struttura parallela di service che si prende cura appunto dell'assistenza, manutenzione e consulenza biologica per tutti i proprietari dei nostri impianti a biogas. Allo stesso tempo abbiamo anche una nostra controllata che si occupa di investimenti negli impianti a biogas, quindi siamo i primi a credere nella operazione, nel valore del biogas e quindi delle energie rinnovabili e realizziamo assieme agli agricoltori degli impianti in compartecipazione. In questo momento c'è un momento di attesa per le nuove normative, siamo sicuri che necessariamente anche il nostro governo dovrà accettare l'idea di continuare a investire nelle energie rinnovabili per una serie di motivi, crea lavoro, dà un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e della riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili tradizionali e poi sicuramente offre un'opportunità di diversificazione al mondo dell'agricoltura che è, come sappiamo, in crisi.